L'Associazione di Cultura e Politica adesso ha dato vita a un comitato toscano a sostegno del sì per il referendum costituzionale. Ieri a Firenze si è tenuto un dibattito per parlare dei cambiamenti alla Costituzione al centro del referendum. La motivazione fondamentale è una sola, da anni tutti insieme, i cittadini, chi lavora nell'informazione, le istituzioni e per me soprattutto il presidente Napolitano nel momento della sua elezione ha deprecato, per usare un eufemismo, il fatto che da decenni si continui a parlare solo delle riforme delle istituzioni senza farle. Questo immobilismo determina il crescere della sfiducia, della rabbia dei cittadini, del populismo, della demagogia, della voglia di distruggere tutto. Le istituzioni democratiche devono dare una dimostrazione della propria capacità di riformarsi e di essere più vicini alla vita. Su questa riforma si poteva scrivere meglio? Certo, tutto si potrebbe far meglio. Aspettando il meglio noi favoriamo l'arrivo dei problemi. Quindi è il momento che ciascuno risenta dentro di sé le cose che ci siamo detti mille volte, la necessità che le istituzioni cambino se stesse. Questo è il motivo principale che deve arrivare al sì. La data del referendum e l'ipotesi di slittamento. Lei mi fa troppo onore perché tutto questo tema andrebbe posto più al Presidente del Consiglio che al Sottosegretario dello Sviluppo Economico, però io non credo né a spostamenti, né a slittamenti, né a spacchettamenti della domanda, anche perché a me non pare il momento di trovare delle subordinate. In Italia si discute delle riforme da decenni e da decenni leggo articoli e ascolto servizi televisivi che ironizzano sulla politica che non è capace di cambiare se stessa. Ora è il momento in cui ciascuno deve assumersi le responsabilità. Una riforma c'è ed è bene che riusciamo a spiegare nel merito ai cittadini il senso della riforma, ma che poi lasciamo che sia il corpo elettorale a esprimersi.